Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Stasera il Senato darà il via libera ufficiale alla guerra in Libia senza però per ora avere trovato l'auspicata intesa tra maggioranza e opposizione, e cerchiamo subito di capire che cosa è successo. Buonasera onorevole Suad Sbai, lei è deputata del PDL e anche presidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia, e buonasera onorevole Lapo Pistelli, buonasera. Deputato del PD e responsabile delle relazioni internazionali del Partito Democratico. Ecco, allora a che punto siamo? Perché poco fa il ministro Frattini ha detto che sarebbe auspicabile che maggioranza e opposizione trovassero un'intesa su una risoluzione comune. Per ora il PD ha detto che non la voterà questa risoluzione. Ma io credo che le cose siano andate in un modo un po' diverso. Noi abbiamo votato venerdì nelle commissioni di Camera e Senato riunite un testo stringatissimo, 4 righe, suggerito peraltro dal ministro Frattini e dal ministro La Russa, che diceva autorizza il governo a intraprendere tutte le misure necessarie per adempiere al mandato ONU. Abbiamo proposto di ripetere, confermare quel voto nell'Aula, ci è stato detto di sì, e poi da 36 ore è avvenuta una trattativa fra la Lega e la PDL che ha portato a un testo molto complicato di 5 cartelle che contiene i punti di Calderoli, eccetera, che ci è stato mandato via fax alle 1:30. Allora, noi favorevolissimi a farci carico di un voto non bipartisan, unitario, come abbiamo fatto in commissione, ma ovviamente gli accordi PDL-Lega sono un altro film. Onorevole Sbai, che in effetti se si legge la vostra risoluzione, quella della maggioranza, ci sono tanti punti, 9, molte sono le richieste che sono state avanzate dalla Lega, il cosiddetto blocco navale per impedire l'arrivo di immigrati non si chiama più così, si chiama in un altro modo, si fanno tanti richiami all'Unione Europea, senza sapere bene se poi sia davvero l'Unione Europea che debba intervenire. A che punto siete? L'Unione Europea è ormai un mito, ormai non esiste più l'Unione Europea. Adesso stiamo vedendo, certo che bisogna sentire la Lega, noi siamo una coalizione, bisogna sentire tutti i gruppi che fanno parte della maggioranza. Non si può. Quello che si è votato qualche giorno fa era un'emergenza. Certo che no. un articolo era va un poi modificato. Era un intervento che giuridicamente autorizzava la missione. Era un intervento che giuridicamente autorizzava la missione. Del Senato, che tra poco sapremo l'esito del voto, e penso che non ci saranno problemi. Vediamo su tutti i punti. È normale che un governo tocchi un po' anche tutti i temi. È una guerra. È una guerra, non sì, è. Per la verità, oggi il ministro Frattini ha detto che non si tratta di una guerra, ma lei lo sa, lei ha fatto la giornalista. Deputata anche al Parlamento. Le voglio chiedere una cosa a proposito di guerra, perché un altro dei grossi problemi è chi comanda, no, in questa guerra. E oggi c'è stata una lunga riunione della NATO, che però si è conclusa con un non accordo. Quindi l'Italia che ruolo avrà alla fine della fiera? Cioè dobbiamo prendere gli ordini dai francesi? Dobbiamo prendere quello che diciamo da qualche giorno, dobbiamo prendere l'ordine dei francesi, vediamo come andrà a finire, è chiaro. Questa guerra, insomma, è una guerra che tanti della PDL e anche della Lega non sono stati d'accordo e continuano a non esserlo, è una guerra contro una popolazione, perché è una guerra contro Gaddafi? Non credo. È una guerra contro un esercito? Non c'è un esercito in Libia, lei lo sa che non c'è un esercito. Ormai Gaddafi ha eliminato tutti, no? Le opposizioni, esercito, società civile, non esiste nulla in questo paese. Noi vogliamo andare in guerra contro una popolazione. Certo, è normale. Perché lei è normale molto parlare severe sull'interventismo. Vengo dalla società civile, prima di parlare di guerra e andare a intervenire e sparare sulla gente innocente, uno deve pensarci 10.000 volte. Sono un po' interdetto, perché mi tocca fare una parte della maggioranza, ma non sono in maggioranza. Noi siamo davanti. Fate la parte chi vuole la noi siamo guerra, davanti, noi siamo davanti a un intervento che è stato autorizzato da 2 risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare dalla 1973, l'ultima risoluzione,
che ha visto, a parte 5 astensioni in Consiglio di sicurezza, mettere insieme Consiglio di sicurezza, Unione Europea, Lega Araba, Consiglio di cooperazione del Golfo, Organizzazione degli Stati Islamici. Tutti, poi si, sono, la Lega Araba si è tutti si sono pronunciati la perché Lega ci Araba fosse un intervento ritirata. Che interrompesse le violenze sui civili e il fatto che Gheddafi stava bombardando il suo popolo con artiglieria pesante e velivoli. Quindi siamo, e per la prima volta dopo molti anni le Nazioni Unite, ai sensi del capo settimo della Carta, che si scomoda poche volte, ha autorizzato misure coercitive. Allora, noi, giustamente, essendo un paese che sta a 100 chilometri da lì, che ha un interesse geopolitico, che è ex potenza coloniale, che è, facciamo la nostra parte. Non ma siamo, si sono svegliate ora. Vabbè. Ma non sanno che il mondo arabo non credo, c'è una democrazia. Credo che sia opportuno prima studiare arabo, le cose che si non devono c'è sostenere. Un paese. Allora, lei ha studiato per me. No, studiare prima gli atti che bisogna me. Guardare io in Parlamento. Vissuta, io l'ho vissuta. Allora, ciò io che sta succedendo, ciò che, cosa, è successo, ciò che è successo... Loro chiedono una guerra per la democrazia, ma quale paese arabo è democratico? Mi dica un paese arabo democratico. Aspetti, onorevole Sbai, non apriamo una guerra. Onorevole Sbai, noi stiamo parlando, se questa è una guerra che facciamo a una popolazione, parole dissennate, o se stiamo intervenendo a nome sul mandato delle Nazioni Unite. No, aspettate, non facciamo anche confusione. Parliamo dei marziani, per scusate, quanto mi riguarda. Ora parliamo delle Nazioni Unite e del mandato sotto il quale, secondo la nostra Costituzione italiana, secondo l'articolo 11, noi contribuiamo insieme ad altri per assicurare la pace. Scusate, no, vi devo interrompere perché, onorevole Sbai, onorevole Pistelli, vorrei salutare il generale Fabio Mini. Buonasera, generale, vuole aiutarci buonasera, a fare un po' di buonasera. Chiarezza perché diciamo che questa sera si sta creando una situazione assai bizzarra perché in effetti l'onorevole Pistelli che è all'opposizione sembra fare la maggioranza e l'onorevole Sbai sembra fare l'opposizione. Io sono adesso, contro aspetti, la guerra aspetti. E farlo con un titolo personale, sì. Non sto parlando del governo. Quindi domani lei vota contro la risoluzione della sua maggioranza, del suo governo. Vediamo cosa c'è scritto nella risoluzione perché noi ancora non è arrivata, arriverà domani in aula. Beh, e sappiamo già, vediamo. No, lo sanno stasera, loro, lo sa l'opposizione. Lo sanno loro, noi non lo sappiamo. Lo stesso testo a Camera e Senato. Vedremo. Quindi non è detto che lei voterà a favore? Non è detto. Non è detto. Generale Mini, allora, questa risoluzione, questo documento della maggioranza che forse verrà integrato anche da alcuni suggerimenti dell'opposizione, fa chiarezza sulla situazione, sulla missione bellica e può tranquillizzare, può diciamo facilitare il compito dei nostri militari? Ma io credo che il compito dei militari sia già chiaro abbastanza adesso. Se ci atteniamo a quello che è stato detto nella risoluzione 1973, quello che è da fare dal punto di vista tecnico-operativo è stato già fatto in gran parte e quindi è uno sviluppo normale delle operazioni. Non credo proprio, come diceva l'onorevole prima, che si tratta di fare una guerra alla popolazione libica, anzi ho l'impressione che sia esattamente il contrario, così come non credo proprio che il governo di Gheddafi o Gheddafi stesso con il suo regime sia stato così bravo da meritarsi l'applauso di tutti quanti oggi, o comunque di meritarsi addirittura le garanzie che qualcuno vorrebbe offrire. Per cui io ritengo che proprio nell'interesse del popolo libico, della Libia, ma di coloro che vogliono anche un minimo di cambiamento in tutto il sistema del Nord Africa, ci debba essere la volontà di proseguire l'operazione. Certo, evitando le vittime civili e riducendole al minimo possibile, però con determinazione. Ecco, adesso abbiamo un collegamento con la Libia, con Bengasi, che è stata definita la capitale dei rivoltosi. Buonasera, Gabriele Del Grande. Gabriele Del Grande è un giornalista freelance, buonasera, che pubblica le sue corrispondenze sul suo blog Fortress Europe. Allora, senti Gabriele, intanto grazie per essere qui con noi questa sera e ci puoi raccontare che cosa sta succedendo lì a Bengasi? Ma qui a Bengasi continuano giorno dopo giorno le manifestazioni pacifiche in piazza sotto il tribunale e allo stesso tempo continua invece quella che è la battaglia vera e propria
sul fronte a Ejdabia. Io oggi sono stato lì con altri colleghi, eravamo a 5 km circa dal luogo dove ancora dentro la città di Ejdabia continuano gli scontri, ci sono reparti dell'esercito di Gheddafi che in quella città continuano a infierire contro i civili, sono almeno due quartieri che sono stati rasi al suolo secondo le testimonianze dei civili che ancora scappano in fuga da quella città. Per cui c'è questo doppio binario, da un lato le manifestazioni in città, a Bengasi, che chiedono appunto la caduta del regime, che chiedono la libertà, e dall'altro questa armata popolare, queste migliaia di ragazzi in armi che hanno deciso appunto di combattere per liberare il proprio paese e che si sono trovati contro l'artiglieria pesante di Gheddafi. Qua sabato scorso eravamo in pochi giornalisti rimasti in città e la guerra è arrivata proprio alle porte di Bengasi. In un solo giorno di battaglia, a pochi chilometri dal centro della città, si sono contati 94 morti. Quella battaglia poteva andare anche peggio se non fossero intervenuti i bombardamenti aerei della Francia. Abbiamo contato qui fuori porta, fuori dalla città, almeno 25 carri armati, una quindicina di lanciamissili Grad. Senti, Gabriele, scusami per assediare la città. Gabriele, scusami se ti interrompo, per come saprai, insomma, qui si fanno mille congetture su chi può nascondersi dietro ai rivoltosi. Tu che vivi, no, al loro fianco e vai anche con loro sulla linea del fronte o su quello che di volta in volta è la linea del fronte, ci puoi dire chi sono questi rivoltosi? Ma chi sono? Sono ragazzi che hanno scelto di lottare per la libertà, sull'onda un po' di quello che è stato il vento delle rivolte in Tunisia e in Egitto. Non dimentichiamoci che c'è stata prima la rivoluzione in Tunisia che ha fatto cadere il dittatore Ben Ali, c'è stata la rivoluzione in Egitto che ha posto fine a Mubarak e poi è esplosa la rivolta anche qua. È una cosa assolutamente popolare, assolutamente spontanea, basta per capirlo farsi un giro sul fronte e vedere quante migliaia di ragazzi che per un motivo o per un altro hanno preso un fucile in mano e sono andati alla frontiera con i fucili contro i carri armati mandati dal regime a massacrare la popolazione che ha osato alzare la testa, che ha osato rivoltarsi. Ricordiamoci che soltanto a Bengasi... Onorevole Sbai, chi li ha armati? Chi ha dato loro le armi? Non ho sentito, puoi ripetere? Ho detto chi ha dato le armi ai rivoltosi? Ai rivoltosi o a Gheddafi? Ai rivoltosi ancora non è chiaro chi gli abbia date le armi, in parte le hanno prese dalle caserme, a Gheddafi le hanno dati gli stessi che oggi gli fanno la guerra, nel senso che Gheddafi si è armato negli anni scorsi grazie alle forniture italiane, americane e francesi. Vabbè, abbiamo capito. Senti, Gabriele, un'altra cosa, poi devo anche dare la pubblicità. Tu hai scritto nel tuo blog che la folla di Bengasi inneggia a Sarkozy e agli Stati Uniti. Hai anche scritto che ci piaccia o no, è così e va ovviamente raccontato. Qual è l'umore nei confronti dell'Italia? Ma guarda, io stasera mi hanno dato un passaggio in macchina a due ragazzi appena ritornati dal fronte e mi chiedevano proprio questa cosa, mi chiedevano ma è vero che in Italia avete fatto le manifestazioni contro la no-fly zone, contro l'intervento militare in Libia? E il concetto loro in qualche modo era questo, che non si tratta di decidere per la guerra o contro la guerra perché la guerra c'è già. La guerra c'è già ed è la guerra della dittatura di Gheddafi che usa addirittura mercenari, nemmeno cittadini libici, per tagliare la testa, nel vero senso della parola, alla rivoluzione, a un popolo che per la prima volta in 42 anni ha osato alzare la testa, ha osato lottare per riprendersi quello che gli appartiene, la libertà e la dignità. Il linguaggio che si sente in piazza è un linguaggio assolutamente condivisibile. Si parla di libertà individuale, si parla della fine del regime, della lotta alla corruzione, delle libertà di espressione, in un paese da 40 anni sotto il terrore. Gabriele, tu escludi che dietro i rivoltosi ci possono essere gli estremisti islamici? Categoricamente. Perché? Li conosce tutte lei, ma perché? Le conosce tutte. È lo stesso fenomeno che si è visto in Tunisia, Libia, cioè anche in Egitto. Anche in Egitto, vero? Infatti Qaradawi stava a piazza Tahrir, no? Qaradawi, sì. Sente bene quando parlo io, vedi? Sente molto bene. Un blogger. Mi fanno segni tecnici che è finito il tempo a disposizione. Aspetta. Allora, noi adesso... Raccontiamo un po' la verità, come facevano
altri giornalisti. No, 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 aspetti, onorevole Sbai, non... No, allora, ma no, 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 io adesso devo no. dare... Ma propaganda questa, non possiamo sentire Gabriele, delle propaganda. Gabriele, riesce ancora a sentirci? Dai. È propaganda, sente benissimo, Gabriele, sembra stare a Cenicità. Riesci a sentirci? Sì. Sente benissimo. Allora, prima che... Sì, sì, no, io vi sento, vi sento. Certo. Per favore, lo lasci finire, magari. Che qui è un po' complicato il collegamento con Bengasi, certo, onorevole vedo. Sbai. Vedo. Gabriele, fino a quando resterai lì? Aspetterai che la caduta di Gheddafi? Scusa, Sorry. Niente, pubblicità. Andiamo in pubblicità, vediamo se ripristiniamo il collegamento.